Buongiorno, sono Alessandro Marconi, fondatore e curatore di FTMO Italia, il gruppo di traders per sfruttare al meglio le società che possono offrire finanziamenti dei conti. Volevo fare questo primo video veloce per mostrare come mettere i sottotitoli anche in italiano a un video in un'altra lingua, tipicamente l'inglese, di una presentazione, di una spiegazione di qualsiasi cosa. Qui c'è per esempio questo video ora bloccato che è in inglese, infatti se lo faccio partire, ok, è in inglese senza sottotitoli. Ora, l'icona dei sottotitoli è questa e a regola riconosce automaticamente, premendolo, la lingua parlata, ovvero sia in questo caso l'inglese. Come potete vedere, i sottotitoli scorrono sotto. Questa impostazione ritengo sia utile per chi conosce benino l'inglese soprattutto e magari non capisce bene solo alcune parole e fa comodo che siano riportate la maggior parte giuste perché traduce abbastanza bene e che siano riportate per scritto in modo che uno si chiarisce che cosa ha detto, ecco. Però e qui basta appunto cliccare sull'icona sottotitoli. Però se uno conosce molto poco, per niente l'inglese, può ugualmente seguire questi video facendo la traduzione automatica in italiano. Ora vi faccio vedere come si fa. Ad esempio, questo video, l'importante è che ci sia già, non dimenticatevelo, il sottotitolo attivato. Quindi voi cliccate qua e deve essere la striscina qui rossa sotto, che indica che il sottotitolo è attivo e poi lo vedete anche perché appare sotto al video. Però una volta fatto questo, cliccate sulle impostazioni, sull'ingranaggio delle impostazioni, va bene? Andate sulla riga dei sottotitoli e qui vedete che è generato automaticamente perché YouTube riconosce che in questo caso il video è parlato in inglese. Ci cliccate sopra e poi sotto vedete c'è la scritta, l'opzione traduzione automatica. Cliccando qua, e l'inglese è selezionato perché ora sta traducendo, sta facendo i sottotitoli in inglese. Cliccando invece traduzione automatica, 1, 2, 3, e ecco magicamente tutte le lingue praticamente del mondo, il più importante. Noi andiamo a cercare il nostro amato italiano, ci clicchiamo e ora vedete che continuando, qui non c'è da fare altro, continua il video. Ok, mi sembra che la dimostrazione valga più di molte parole. La traduzione sinceramente è buona rispetto a qualche anno fa, non c'è paragone. Chiaramente qualche termine un po' più tecnico verrà magari tradotto letteralmente, per cui un minimo di tolleranza ci vuole. Vi ripeto, la meglio è conoscere un po' l'inglese come faccio io, e tenere il sottotitolo in inglese per capire e vedere nella scrittura alcune parole che magari non ho capito a orecchio, ecco. Però facendo così anche una persona che non sa quasi per niente l'inglese è in grado di capire la maggior parte delle parole e quindi il senso delle frasi. E io volevo solo spiegare questo in questo video. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e vi invito a seguire le novità del gruppo perché
penso che abbia una buona crescita nel futuro. Ciao da Alessandro.